questi mesi. È stato più veloce nella seconda vasca in Island anche rispetto a Filippo, miglior tempo degli ultimi 50. E qui Luca, immagini registrate poco fa, l'incontro tra Federica Pellegrini e Luca Marin nella vasca di riscaldamento. I complimenti di Luca a Federica, che ritroviamo sul gradino più alto del podio per la premiazione dei 400 stile libero. Un record del mondo veramente sulla soglia della grande storia per quanto riguarda il nuoto. Storico per l'Italia, ma sulla soglia della storia del nuoto mondiale di sempre, perché 4 minuti... Se Alessia Filippi aveva aperto i campionati con una bellissima vittoria, si è dovuto aspettare proprio l'ultima giornata per vedere Federica Pellegrini. Il confronto tra le due, amichevole, diciamolo pure, è 2-1 a vittoria a favore della Filippi, ma questo record del mondo pesa in maniera incredibile. Sì, ma poi insomma i 200 stile libero erano oro annunciato. Il signor Alfonso ci ha squalificato l'atleta senza che vi fosse reale motivo. No, insomma sì, certamente poi la squalifica va accettata, perché in questo caso va subita, tutta accettata, però intendo dire il regolamento che... così vuole. E Elisabetta Caporale è con Filippo Magnini, gli staffettisti. Prego Elisabetta, ovviamente, come dire, cercando poi di... Beh sì, se non me ne rendo conto interrompete. Va bene. Filippo ci ha provato anche stavolta a fare il miracolo, ma non c'erano le condizioni. No, oggi ero proprio stanco alla fine, ci ho provato. Immaginavo che la staffetta svedese era più o meno sul bronzo, quindi me la giocavo con Instagram, però alla fine ero proprio cotto di gambe. Però è stata la prima staffetta mista che faccio, sono contento di averla fatta con questi ragazzi, speriamo che pian piano, questa è la prima volta, poi riusciamo a farla crescere e raggiungere anche qualcosa di più importante. Avete pazienza un attimo? Sì, va bene. È per un oro, Filippo. L'oro di Federica Pellegrini sta per esserle consegnato, un oro che avrebbe potuto certamente essere il secondo, ma che vale due volte in virtù di un record del mondo ottenuto sulla soglia della storia, ad un passo da quei 4 minuti che... Beh, bello vedere anche tutti gli azzurri che fanno, possa battere, sì, che incitano, che salutano Federica, insomma dai vecchietti che si allenano con lei, Brembilla e Rosolino, alle matricole rapate, eh? Federica Pellegrini all'oro nei 400 stile libero, oro annunciato sì, ma manca il record del mondo, era annunciato, ma francamente era un bel azzardo. L'abbiamo fatto, quindi come dire, prendiamocene anche la responsabilità, però è un personale 4-5 a 4-0-1 dura, tostissima. Oltretutto, vabbè, si guarda lontano, anche nel passato la Potek era stata la sua carnefice, no? Nell'occasione olimpica, qua una grande dimostrazione davanti a una grande atleta ritrovata, sì. Ma ancora non basta, per regolare i conti con la Potek, ed altro ci vuole un'altra medaglia di simile colore ma di differente fattura. Elisabetta, noi abbiamo questo inno di Mameli, tra breve, se l'inno di Mameli per Federica Pellegrini. Filippo. Sì, Filippo osservava anche lui, sono bei momenti per tutta questa Italia. Sì, penso appunto, oltre che per lei, per tutta l'Italia, ha fatto
una grandissima gara. Sarebbe stato bello vederlo con la Monadu, probabilmente oggi difficilmente qualcuno riusciva a stare davanti a Federica, quindi ha fatto una bellissima gara anche in vista Olimpiadi. Penso che insomma è una bella spinta, anche nei 200 probabilmente se non avesse fatto record del mondo secondo me ci andava poco lontano. Adesso è in una forma stratosferica e insomma è bello vederla gareggiare. Per quanto riguarda questa staffetta mista che per fortuna è stata inserita, ma deve cominciare a funzionare. Sì, deve cominciare a funzionare, adesso ancora dobbiamo fare bene i cambi, dobbiamo